comunica fra tutte le nazioni. Che mio padre diceva a mia madre: arriverà il momento che le persone potranno portare una piccola scatola in tasca con cui possono parlare con la fidanzata, con il banchiere, con la casa, per dire. Prima di tutto devo dire il grande amore che univa mio padre Guglielmo con mia madre Maria Cristina. E era veramente una unione fortissima che aumentava sempre col tempo, e erano talmente legati che non si lasciavano mai. L'antenna parabolica, che adesso è il satellite, il comandante Armstrong ha detto a mia madre: se non fosse stato per suo marito, per Guglielmo Marconi, io non sarei mai andato sulla Luna. Per le sue stazioni radio ha attraversato 87 volte l'Oceano Atlantico. Pure tengo moltissimo a dire che era molto credente, lo è sempre stato, ha sempre avuto una grandissima fede in Dio, e anche questi traguardi che lui compiva con la radio, ringraziava sempre Dio di poter salvare le vite umane, di poter dare questo beneficio all'umanità. Portando l'altra Marconi, io vorrei dire una cosa: sono onorata, abbiamo i ragazzi che ci stanno guardando, per cui porteremo avanti questo progetto, sì, la radio nel tempo, con amore, con passione, e come ce l'ha portata Guglielmo Marconi. Sono contenta che lei mi abbia fatto da madrina in questo, sì. Secondo lei, un messaggio che vuole mandare ai ragazzi? Mio padre è un esempio per tutti voi, perché mio padre aveva questo grande desiderio di realizzare qualcosa, di fare appunto del bene all'umanità, e ci è riuscito. E anche per realizzare questo ha avuto una grande forza d'animo, un grande coraggio, una grande tenacia, forza di volontà, e ha avuto la fortuna di avere l'amore e l'affetto della madre, ma tutti quanti erano contro, erano ostacoli dappertutto. Ecco, la radio nel tempo, un miracolo regalatoci da Guglielmo Marconi e portato avanti da sua figlia Elettra Marconi, e io sono onorata di averla come madrina, spero di averla il 7 alla presenza, sì, dei ragazzi. Lo spero anch'io. Grazie Elettra, grazie. Con tutto il cuore, grazie. Faccio gli auguri molto affettuosi, e sono sicura che mio padre Guglielmo Marconi è vicino a me e che vi sorride e vi incoraggia nella vita a riuscire. Ragazzi, dovete tenere duro, tenace, amore e passione. E anche avere fede in Dio, e quello aiuta moltissimo. Grazie alla radio di Marconi c'è meno disoccupazione. Comunica fra tutte le nazioni.